Abbiamo concluso poi precedentemente alcuni progetti per la valorizzazione di fortificazioni sul territorio trentino, sviluppando delle soluzioni basate sull'utilizzo di marker oppure soluzioni più avanzate basate su tecnologie SLAM che quindi permettono di localizzare l'utente e di poter quindi accedere ai contenuti aumentati e virtuali che abbiamo preparato. Il progetto Judith per la valorizzazione delle risorse culturali e storiche della Valle delle Giudicarie è focalizzato principalmente su quattro siti storici. Abbiamo due siti palafitticoli che sono Fiavè e Ledro e due siti invece di età romana che sono San Martino ai Campi e San Martino a Lundo. Per ognuno di questi siti abbiamo sperimentato diverse soluzioni tecnologiche per la valorizzazione dei reperti che sono stati ritrovati attraverso anche la modellazione di strutture che non sono più esistenti e che sono oggi visibili attraverso la realtà aumentata, come la ricostruzione di diverse fasi costruttive del sito palafitticolo di Fiavè. La ricostruzione anche delle strutture di età romana del sito di San Martino ai Campi. Stiamo attualmente lavorando per ottimizzare le diverse metodologie che abbiamo sviluppato per la localizzazione dei dispositivi e renderle più robuste a cambiamenti di scena e di scenario che sono ovviamente impattanti e possono quindi creare problemi nella localizzazione del dispositivo.